Mi sono ricordata di avere un canale. Sono tornata dopo 2 mesi. Ottimo. Oggi era un sabato un po' noioso. Con poca voglia di uscire, visto che l'inverno è tornato. Ho deciso di giocare un po'. Allora, eravamo rimasti qui che avevo perso il mio piccone. Cioè, non è che l'avevo perso, l'avevo distrutto cercando di rompere la vetrata nella sala del tesoro. E ricordavo che qui nella miniera ce ne fosse un altro. E in effetti c'è. Però qui era inaccessibile. C'era solo un palo di questi che era un po' divelto dal terreno. Io mi ci sono piazzata sopra e facendo passare il tempo è crollata, insomma. Ottimo. Perdiamo un po' di tempo. Questi non si possono raccogliere. Ah, sì. Raccogli, raccogli, raccogli tutto. Perfetto. Di qua si può andare? Ah, che bello. Ed eccolo qui. Chi è che mi cerca? A quest'ora tarda. Boh. Persone che mandano schede elettorali su WhatsApp. Alle 23:33 della notte. Bloccatele queste persone. Vediamo dove, che percorso abbiamo sbloccato. Aspetta, prima cosa. Andiamo. Ok, di qua teoricamente potrei saltare. No? Dai, che ce la fai. Vabbè. Questo omino ha chiaramente un fisico da sollevatore di polemiche, però ce la poteva fare. Andiamo qui. Porta numero 2. Questa deve essere la miniera di carbone. Ah! Ottimo! Ah! No, 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 no. Adesso no. No, adesso no.
Ho capito. Andiamo fuori. Adesso che ho ritrovato un piccone, posso ampliare la mia casetta. Anche se sono sicura che un modo per rompere quel vetro pieno di tesori ci sia. Ma ho anche il dubbio che non possa essere niente di positivo, cioè nel senso che una volta che si è rotto il vetro vengo schiacciata dall'oro o qualcosa di truculento e... Visto che questo mino non è molto fortunato, sembra che qui ci siano dei minerali preziosi. Ah, bene. Ottimo. A cosa mi servono, visto che sono sola in questo posto? Allora, io direi di farci un giro nei posti dove già siamo stati. Non prima vorrei provare. Emana uno strano odore. Mo' hai cominciato. Sta diventando impaziente? Comunque ora il tempo scorre molto più velocemente. Non so se perché... Perché ho scoperto molte cose o perché hanno aggiornato il gioco perché era veramente molto lento all'inizio. Vai. La pazienza mi ha premiato. Volevo il piccone, sono riuscita ad averlo. Ok. Di qua invece. Sempre con tutta calma. Un attimo solo. Vai. Ah.
Ah, vabbè, tutto zolfo qui. Ho capito. Va bene. Ah, io direi di tornare a casa. Vediamo. Sono passati parecchi giorni. Ho smesso di fare video in questi 2 mesi. Vabbè, in realtà ho smesso proprio di giocare perché comunque in estate mi ci chiudo di meno in casa a giocare a PC. Mi sono goduta questi 2 mesi di estate e adesso mi ci chiuderò di nuovo a giocare. Ho scaricato un sacco di giochi strambi. Forse anche più strambi di questo. Perché mi piace provare giochi buffi e particolari. Penso che, non so, una persona a cui piaccia giocare difficilmente si mette a guardare video di COD o Fortnite. Cioè, a un certo punto diventa noioso, ci vuoi giocare tu. Invece questi possono essere interessanti e buffi da guardare. A volte ho scoperto delle perle giocando a delle beta. Una beta? No, c'era un alfa a cui ho giocato parecchi anni fa, che adesso è uscita la beta, mi sa. Yandere Simulator, che quando ci ho giocato io era praticamente all'inizio dello sviluppo, ma mi piacque tantissimo. E adesso ho visto che è arrivato a delle cose assurde. Yandere Simulator, praticamente sei una psicopatica che ama un suo compagno di scuola e lo vuole tutto per sé, e per fare ciò è disposta anche a uccidere le sue rivali d'amore, le sue compagne. Ci voglio rigiocare. Penso che lo farò. Questo penso sia uno dei primi sabati che non esco da circa 2 mesi. Vabbè, comunque ci sta, cioè in estate si sta più fuori casa, si esce, ci si diverte. Poi inizia il freddo, l'inverno e si comincia a stare a casa. Netflix, pigiama di pile.
Almeno io sono così. Vado in letargo. Non vedo particolari cambiamenti nell'ambientazione, intendo. Anche se sono passati 300 e passa giorni.
Quanto è buffo. Che meraviglia. Era così alto il livello dell'acqua? Non me lo ricordo. Quanto ci vorrà? Mi sa che ci vorrà parecchio. Dai, io confido in te, ce la puoi fare.
Dai, che stia andando bene. Cosa ci posso fare con queste gemme? Forse decorare la mia casa? Fa venire sonno. E dai, su. Prendo un diamantino, me lo porto a casa.